Allora, buonasera, buonasera a tutti, come state? Mi sentite? Mi date un feedback? Nel frattempo vi ho lasciato questo sottofondo molto piacevole del Fabbro che continua imperterrito a battere, maledizione. C'è nessuno in chat? Mi vedete? Mi sentite? Direi di no, però io potrei andare avanti comunque. Avrò scelto il giorno giusto? Chi lo sa. Ad ogni modo, buonasera a tutti, così chiunque arrivasse anche in un futuro prossimo. C'è questo ultimo appuntamento da fare, che sentivo la voglia di fare su Ghost of Tsushima, subito dopo la recensione che abbiamo pubblicato su MMO.it. Nessuno in vita, ragazzi? Nessuno? Sono seguito soltanto da dei bot in questo momento. Sì, molto bene. Wewe, buonasera, Plinius c'è. Plinius c'è. Mi sa che sono tutti in vacanza, questa sera. Mi si sente? Allora, io intanto switcho qui, perché se no vedo troppe cose, mi si confonde la vista. E come stavo già anticipando, l'idea di questa sera era quella di portarvi quelle che secondo me, dopo aver visto completamente il gioco, sono forse le missioni secondarie meglio riuscite, che sono quelle legate ai racconti mitici. Qui adesso, io vi sto facendo vedere una piccola anticipazione. Ok, adesso con calma si popola, bene, bene. Io qui vi sto facendo vedere una piccola anticipazione, non è uno spoiler sul finale del gioco, questa è semplicemente la parte più a nord dell'isola di Tsushima, come potete vedere. Noi abbiamo cominciato l'avventura nella scorsa live qui a Izuara, nella zona più a nord, che più precisamente, per essere anche un minimo storici, per avere il giusto riferimento storico, l'avventura iniziava, e la storia è anche, ci racconta che la prima invasione dei mongoli avvenne qui, sulle spiagge di Komoda, nella zona più a sud dell'isola di Tsushima, che ovviamente si trova a ovest dell'isola principale del Giappone. Noi in questo momento siamo a Kamiagata, nella zona più a nord, che giustamente cambia completamente bioma, no? Ha un bioma montano, anche diverso, anche la fauna, la flora cambiano. Ed è, come ho ripetuto milioni di volte anche nella recensione, è sempre bello da vedere, no? Come potete vedere. Buonasera Damians, buonasera. Tutto bene? Come state? Come state? Io sto morendo di caldo, non so voi. Bene. Sakai. Scusate, non volevo fare questo. Dunque, vi dicevo appunto racconti mitici. Io mi sono già preparato, ce ne abbiamo uno qua di fianco che, come vedete, ci riporta già le ricompense, che sono questa Via della Fiamma e poi il kit per la spada. Vabbè, una roba secondaria, estetica, che ci permetterà di modificare l'aspetto delle nostre due lame. Via della Fiamma, invece, è proprio una vera e propria tecnica aggiuntiva a cui avremo accesso se completiamo la trama. Come vi avevo già detto, il vento, una volta messo il nostro punto di riferimento, cambia senso, permettendoci di seguirlo così da arrivare dove vogliamo. Bello all'inizio, un po' invasivo alla lunga, soprattutto queste scie bianche non sono proprio il massimo dell'immersione, del realismo. Collega, sto bene ma accaldato. Ti capisco perfettamente. Magari andiamoci a cavallo perché c'è un po' da camminare. Non chiedetevi perché all'inizio del gioco siamo partiti con un cavallo bianco e adesso è nero, perché è un altro elemento di trama che tralasciamo. Avete visto il lancio ufficiale? Cosa sta succedendo?
Ah, era lì già il tizio, ok. Lancio di Hyper. Hyperscape. Allora, come abbiamo detto più volte, io e Damians devo dire che li seguo, ma poi li abbandono. Io penso di averlo giocato un paio di volte quel gioco e abbandonato per sempre. Guardate quanto hanno reso grandi i sottotitoli adesso, dopo che tutta la community gliel'ha fatto notare. Accendiamo il fuoco. Queste missioni mitiche cominciano tutte allo stesso modo, fondamentalmente. C'è questo bardo chiamato appunto Yamato, che narra storie di tecniche incredibilmente leggendarie e o di armamenti incredibilmente leggendari. E tra l'altro è l'unico caso all'interno delle missioni secondarie dove abbiamo un minimo di introduzione cinematica. In alto a sinistra? Vabbè. Ci aspetta del parkour, quindi credo. Ecco, effettivamente un altro dei problemi, se vogliamo, ma lì questo devo ammettere che è una cosa più soggetta al gusto personale. Uno dei limiti che può avere questo gioco dal punto di vista del parkour, che comunque è presente ma estremamente limitato a delle zone scelte dagli sviluppatori, è la possibilità, visto che per il resto è fondamentalmente un Assassin's Creed, di poterlo fare su qualunque tipo di superficie che dia un minimo di verticalità. Anche perché avrebbe dato qualche soluzione in più in termini di gameplay, soprattutto nelle fasi più stealth. Ah, devo già salire qua, ok. Vedete, tipo queste superfici che sporgono sono proprio quell'elemento che ci dice si sale qui. E non si può altrove. Cioè, se lo fai altrove, questo è il risultato. Io spero di stare andando nella direzione giusta. Probabilmente no. Ecco, è uno qui. Ci pensavo l'altro giorno finendo la recensione. Che dopo questa frase uno dice: magari c'è un elemento da survival, no? Devo letteralmente avvicinarmi a delle fiamme perché sennò mi congelo. No, no. Lo dice così. Perché c'è la neve. Fine. Ah, io ho ben piacere a scalare la montagna, però è ancora più avanti. Fa molto freddo. Ecco, quelli sono gli appigli che però da qui non posso raggiungere con il rampino. Ho capito. Ah, mi sto letteralmente. Ma questa cosa non c'è normalmente. Mi sto congelando davvero, è fantastico. Ecco, sono subito stato smentito. Questa cosa c'è solo in questa missione. Mi devo scaldare allora, mi sa, eh.
Ma dai! Mi ha stupito, mi ha stupito. E quindi? Direzione giusta? Sì. Veramente, cioè, quante possibilità c'erano? Però allora a questo punto mi viene da criticarlo ancora di più perché dico, l'avete messa qui, perché non metterla nel resto del gioco? Era una bella idea. Forse è il caso di superare il ponte, però. Tra l'altro non so se avete visto in questi giorni Kotaku ha pubblicato Cani. Ha pubblicato Cani. Ha pubblicato un bel video con una marea di glitch del gioco. Io non vedo più niente, ragazzi. Mi piacerebbe vedere del fuoco, ma non vedo nulla. E muoio. Datemi un fuoco. Vedo del fuoco. Ok, sì, è proprio a checkpoint. Il cane mi ha seguito? Ok. No! Ragazzi, è un grosso problema streamarlo purtroppo sto gioco, perché i tempismi sono tutto e io con la scheda d'acquisizione ho sempre un ritardo. In tutti i sensi. No, di là sono arrivato. Non si vede. Questo è un uomo congelato, molto bene. E niente. Io non vedo. No, mi sa. Oh, no, mi sono piantato nella montagna. Le cose si mettono male. Appigli. Fuoco. Magari non bruciamo. Ok. Il problema è che non ho più determinazione. Sapete le sferette lì in basso, che quelle si recuperano col combattimento. Capisco che i cani siano stati messi apposta per recuperarle. Lontano, dai. Sì, lo penso anch'io. La telecamera così vicina è un po' criminale. E sapete che sto giocando subito dopo aver finito questo, anche per avere un termine di paragone con le altre esclusive Sony. Sto provando a giocare anche a The Last of Us 2, passato gentilmente da un'amica. Eppure lì c'è questa cosa, e soprattutto negli spazi stretti, è una cosa indecente. Via, 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 via. E non si può modificare, tra l'altro, eh. Ok, ci siamo. Calma. E là? Sì. Come sarebbe stato anche utile aggiungere, per dare una maggiore immersione all'esplorazione, anche ad esempio il peso delle armature, visto che ne abbiamo da quella super bardata come questa a dei comuni abiti che potevano dare qualche bonus e malus, no? Invece l'hanno quasi gestita, non dico solo a livello estetico, perché comunque hanno dei perk le armature. Vi faccio vedere ad esempio questa. No, le armi, vabbè, si potenziano e si possono mettere degli amuleti più o meno potenti che, vabbè, aggiungono perk di vario tipo. Il completo, l'elmo è solo estetico. La maschera, pff,
puramente estetica. L'armatura, invece, come vedete, da, ad esempio questa, dà un aumento della salute e dei danni maggiori, e quando non si è in combattimento, in questo caso mi camuffa e riduce la velocità di individuazione dei mongoli, perché è un'armatura dei mongoli. E questo va, manda ulteriormente al diavolo tutti i discorsi che facevo anche nella recensione legati al codice, alla figura storica del samurai, no? Che in questo gioco manda in fumo tutto quello che è un discorso di onore, rispetto delle tradizioni, ma vabbè, vabbè. Ok, qui è un problema, direi. Ah. Eh sì. Non vedo. Sì, ma non vedo. Il fuoco è spento. Ma la poesia. Cosa succede? Ah, ok, sta accendendo il fuoco. E comunque, appunto, come vi dicevo, come state vedendo, queste missioni sono le uniche che stravolgono letteralmente, stravolgono, adesso non esageriamo, però alterano un pochino le regole di tutto il resto del gioco. Ecco, questo, adesso io qui ve lo faccio vedere fuori da un combattimento, ma è quello che succede negli spazi stretti quando si combatte. Questo. Esatto. In un qualunque gioco, tipo un Dark Souls, perché comunque diciamo, o anche... Prendiamo anche in causa anche i Batman, gli Arkham, no? Perché comunque usano il free flow e qui più o meno il sistema riprende il free flow system. Tutto quello che sta dietro alla figura del nostro personaggio, soprattutto per un alleggerimento del carico del motore grafico, diventa invisibile. Questa cosa dovrebbe diventare invisibile, invece no, rimane. E oltre a toglierci la visibilità, carica inutilmente il motore grafico. Tanto questa cosa è così da più di 10 anni, nella maggior parte dei videogiochi. Non so se sto facendo una cosa giusta. Ok. Cos'è successo? Dove riparto? Ok. Sì, è un po' monotono. Fa molto freddo, no? Ma tanto, eh. E un altro fuoco. Un haiku. Bene, e proseguiamo. Sì. Oddio, dove? Dove? Eh sì, però mappa, così non mi aiuti. Qua? Oh sì. Non vedo un accidente. E infatti... Ah, accidenti no. I dolori alle gambe. Sì. Non vedo. Non corre, ma non corre. Perché non corri? Ah. Apro un osso, certo.
Mi lancia di solito. Ma cos'è Takeshi's Castle? Dai, ma per cortesia. Pocoto Pocoto è arrivato. Ma non lo so, lo so che mi fa bubusette te. Dov'è? Ma dov'è poi che mi aspetta? Io scappo. Non mi avrai. E invece mi segue. Posso fare il giro? No, ma non ho capito dove devo andare. Di là. Salto incredibile. Bivacco. Ok. Ha dei pensieri estremamente profondi, Jin. Bene, quanto ce n'è ancora? Oddio, quello è un po' lontano. Ho problemi ad arrivare fino là. Oh. No! 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 No. Perché sta cambiando in questo modo? Perché l'orso ha deciso di tornare? Non si sa. Eh sì, però te scaldati. A meno che io utilizzi questo come trampolino, forse. Potrebbe essere. No, assolutamente no. Ma dove devo andare? Ragazzi, cioè, capite? Leggo la pergamena. Ah, beh, sì, adesso è tutto chiaro. E si gira a guardare l'orso. Ma perché ti gira a guardare l'orso? Mi sono perso qualche cosa? Qui si muore, non devo scendere, non c'è neanche qualche appiglio. Mi posso bruciare. Tra l'altro per qualche strano motivo, quando arrivo in quest'area, lui si gira per guardare l'orso. Così. Ci sono appigli che mi sfuggono? No, così non si arrampica. Non si arrampica. Ragazzi. Poi se si girasse anche, tipo. Già. Dobbiamo arrivare lì. Io non ho altri strumenti per arrampicata, purtroppo. Quel rampino che avete visto è l'unica risorsa che ho. Non posso utilizzare l'arco per attaccarmi con delle corde. E quindi non lo so. È diventato, sì, un po' streaming disagio anche questo. Ma cos'è?
Vabbè. Ma perché non si gira? Ma perché si gira poi? Vabbè, io vado ad ammazzare l'orso. Cioè, non lo so. E neanche. E là. Che lì aspetta, mi lancia di nuovo di sotto. Non ci credo. Non ci credo. Adesso magari mi fa ripartire da sotto, sarebbe bellissimo. No, no, stranamente no. Ma a questo punto mi chiedo, non è che devo salire di qua? Non credo. Ah, è lì sopra l'orso, ecco perché lo guardavo. Allora facciamo così. No! Me la faccia? Scusi. Dove è andato? Orso bastardo maledetto, veramente. Dove è andato? Adesso mi fa il giro da dietro, non lo so, mi aspetto di tutto ormai da quest'orso. Dove è andato? È qua. Ma quanti altri... È l'orso peggiore che abbia mai visto. Mi ricorda un pochino il troll che trovavi sulla montagna in Skyrim che ti rompeva il culo ogni volta. Avevo speso buone parole, per questo tipo di missioni. È morto! Incredibile! Però non mi dà... No! E non funziona! Cioè, non capisco dove sia sto appiglio! Poi se lui magari, come in molti altri giochi di questo tipo, anziché continuare a dirmi fa molto freddo, mi sto congelando, magari mi desse un consiglio, non sarebbe anche male, eh. E invece... E lui è di nuovo vivo! Si mette pure in piedi, guarda che sbruffone! Che sbruffone! È ancora vivo! No! Hola Morgotto, siamo qui alle prese con un orso, il congelamento e il game design di altissimo livello. Ma ho sentito parlare qualcuno. È lui che ha fatto... No, c'è qualcosa che non va, chiaramente. O mi sono perso qualcosa alle nostre spalle, oppure qui sotto. Così. Sì. Beh, è morto l'orso. Possiamo dedicarci un attimo di esplorazione in tutta calma, no? Ma sarà morto? Sarà morto veramente? Secondo me no. Dove devo andare? Non vedo niente. Arrivano i danni. Forse qui. Sì. Dai. Una scala. Ma allora perché quei due appigli? Bettomaru, grandissimo. Quell'orso è un bastardo. Non mi permetteva più di scendere. Ma
小石を拾ったのちに私と手合わせしていただきます。さすれば穂村の剣を伝授いたしましょう。 Ispeziono il dojo. Non lo sto ispezionando molto bene. A volte anche la caratterizzazione degli interni di alcune abitazioni lascia un po' a desiderare, soprattutto in alcuni casi tipo di palazzi di signori di una città che hanno l'interno esattamente come questo. È un po' così. No, ma scendi! Ma scendi! Oh. Beh, bel atterraggio. Sì. Ma sì, dai. Bene, duello. Il duello, come ho detto anche nella recensione, hanno questo piccolo dettaglio. Quasi sempre si svolgono con nemici che hanno la sola spada. E quindi tutte le altre forme di combattimento che sono da utilizzare contro chi ha spada e scudo, contro chi ha le lance, contro chi è grosso e ha le asce, vanno un po' quel paese, perché ti ritrovi nei momenti più importanti a usare sempre la forma della pietra, che è quella che useremo adesso per la spada. Sono gli attacchi leggeri che... Questi affondi sono attacchi pesanti, che dolore. Immaginavo... tutti attacchi non parabili questi infiammati. Bene. La vedo bene. Quanti ne fa? Ok. Ma rovina la spada. Poi avete visto la telecamera che accidenti di casino è quando si fanno le capriole. Ah, posso farlo anch'io! Ecco, questo è un altro problema. Le arene, come state vedendo adesso, sono dei cerchi, hanno un limite. Io adesso l'avevo messo all'angolo. Quando succede a te è un po' fastidioso. ね、ここまでといたしましょう。そうか。殺し合わずに済んで安心いたした。対馬にあだなす者に使うことにしよう。無事に得得したからといって天からの授かり物であることを忘れてはなりませんぞ。の Ah, ok, è proprio segnato negli strumenti. Vedete qui in basso a destra ci sono le forme. Quella della pietra per le sole spade, spade e scudo, lance, alabarde o simili. E per gli omoni grossi che hanno una grossa difesa.
Mentre, ah, e poi ovviamente c'è adesso vedete nell'angolo in basso, è sparito di nuovo, riappare, ecco, oddio, quell'elemento lì che si ricarica con dei punti, con una barra da ricaricare a diversi step, si riempie con le uccisioni furtive o con una serie di uccisioni non furtive, ma senza prendere danni, e ti permette di attivare la forma dello spettro. La forma dello spettro è il Dead Eye di Red Dead Redemption, quindi tempo rallentato, ogni colpo uccide. Molto scenico, nient'altro da dire, direi. Soka. いかがなされた、堺殿。Chi te lo なporta ぜここl'olio? に道場が建てられた。先祖代々ここで修練を積むのです。俗世から離れたこの地で。お主もか。私はここに暮らし、教えを伝えております。いつか次の者が現れましょう。Sono spade laser. Sì, in effetti l'assenza dei baffoni. Sì, ragazzi, c'è stato un errore di valutazione nella rasatura. E purtroppo per qualche giorno sarò di nuovo più giovane e meno pornodivo. Ah, se la suona, eh? Ah, sì? È una sfida allora. Io sono più bravo. Sarebbe bello avessero. Facessero una melodia unica. No, invece ognuno suona per i cazzi suoi. Ma nella stessa chiave. Basta. Momenti altissimi, ragazzi. Momento molto triste. Bene. Oddio, che luce c'è! Alla faccia del riverbero. Porca miseria. Ecco, vedete questa luce qui? Se mettete la modalità Kurosawa adesso, vi scordate le retine, fondamentalmente. Perché questa roba qua viene sparata a mille ulteriormente. Però, come dicevo, guardate che vista, tanta roba. Si riescono a vedere a distanza anche con una certa definizione degli accampamenti che stanno a. Tipo questa che vedete qui, il tempio Jogaku, e la pagoda che vedete in basso in mezzo alla foresta, che è circondata da un lago ghiacciato. Questo lago ghiacciato. Addirittura quella che vedete in lontananza sulla montagna, penso sia questo accampamento qui, quella laggiù. Quindi c'è un bel campo visivo. Anche se in questo momento le luci sono completamente a puttane. Vabbè, dettagli. Next. Beh, io direi adesso di passare a un'altra di queste missioni, perché comunque offrono qualche elemento di gameplay in più che non ci sta affatto male. Per il resto, devo dire che bene o male avete visto, sì, tutto quello che c'era già da vedere anche nella precedente puntata. Queste sono. Precedente, singola puntata. Ecco, queste qui blu sono appunto le missioni mitiche. Dovrebbero essercene, sì, ancora 6. Quella storia, evitiamo gli spoiler. E quindi, per il resto è veramente Assassin's Creed. Accampamenti da liberare. Questi punti interrogativi che vedete qui ancora non scoperti sono nel 99% dei casi santuari con la volpe da seguire che ti porta appunto nel luogo del santuario di Inari, appunto il dio del raccolto, la fertilità che è raffigurato anche nella cultura giapponese nella maggior parte dei casi da una volpe, guarda caso. Queste sono città. O appunto mulini, fattorie molto grandi che anche lì sono da sbloccare, quindi niente di diverso. Questi pilastri sono luoghi sparsi per la mappa, solitamente nei luoghi un po' più sperduti, tipo ce ne sarà uno qui, uno su questa punta qua, e ti permettono di ottenere elementi estetici per l'armatura principale, per la spada principalmente. E poi ci sono le storie dei personaggi. Quelli che ci accompagnano, vedete, c'è un 6 di 9, ci sono, e sono organizzate su diversi step. Queste sono esattamente come la liberazione degli appostamenti, ma sono fattorie giapponesi da liberare, che hanno la particolarità di avere degli ostaggi, quindi sono missioni da affrontare.
Principalmente stealth, ma anche no, si può anche tranquillamente evitare. Una volta che hai localizzato l'ostaggio, se tu stai intorno a lui, fai arrivare tutte le ondate di mongoli che ci sono nella zona e ce la fai, puoi giocartela anche non stealth, quindi ben venga. E poi che altro? Queste sono invece missioni secondarie che possiamo trovare girando per la mappa, parlando con persone che avranno il loro balloon sopra la testa. Noi parliamo con loro e ci dicono: ah, lo sai che nel tal villaggio c'è uno che dice di essere un samurai? Cose del genere, no? E poi i santuari, che sono l'elemento che a me ha ricordato molto le tombe dei recenti Tomb Raider, quindi delle zone molto limitate, un po' più strutturate a livello di world di game design, dove subentra l'elemento del parkour e dobbiamo trovare appigli, un po' come abbiamo fatto adesso, senza l'elemento del congelamento però. E per raggiungere il santuario, che solitamente sta in cima a un picco sperduto e offre, come leggete, un amuleto di qualche tipo e questo legno che serve a potenziare l'arco al massimo. E basta. Basta. Io vi porterei a farne un'altra. Vedete, ci sono quelle che offrono armamenti. Questo c'è un'armatura, ad esempio. Questa è un'armatura leggera, per il discorso che facevo prima sarebbe stata interessante una differenziazione anche sul peso e la reattività del nostro personaggio. E poi qui c'è un'altra tecnica. Io mi lancerei su questa, se voi siete d'accordo. Poi comunque tempo ne abbiamo, potremmo farne anche altre due tranquillamente. C'è il viaggio veloce, ovviamente, laddove abbiamo già sbloccato, liberato un'area, quindi andiamo qui vicino. Sì, bello pieno di contenuti, ma però mi sento di dire che la sensazione è quella di fare sempre la stessa cosa. Poi, per carità, guardate quanto è cambiato il panorama rispetto a dove eravamo prima. Adesso siamo in una zona sud, il mondo è completamente diverso, qui ci sono fiumi, gli spazi sono aperti, cambia tutto, per carità. Però. Ecco, quell'albero laggiù, ad esempio, illuminato, è una missione secondaria legata ai Nari. Come ha fatto giustamente notare un utente, e che leggevo in un commento, nei temporali voi sentirete sempre lo stesso tuono, lo stesso sound effect del tuono. Cioè, cosa gli serviva metterne due diversi, tre? No, ci sarà sempre quello. Sempre. Scusi, signora. Non si preoccupi, io esco dalle acque. Bene, questo è quello che dicevo che era un errore storico anche nei primissimi trailer di Tsushima. Fantastico, vi faccio una piccola spiegazione che si conferma un errore questo. Allora, nei templi shintoisti in Giappone, quelli più importanti, soprattutto successivi, beh no, comunque successivi all'anno 1000, quindi no, è obiettivamente sbagliato. Ci sono due figure all'ingresso. Rajin e Fujin, dio del fuoco, del fulmine e del vento, sono raffigurati in modo diverso, perché Fujin, come queste due statue, ha questo velo che svolazza attorno a lui. Invece, no, dicevo, sì, Fujin con il vento, col velo. Rajin, invece, dio del fulmine, ha attorno a sé un semicerchio intervallato da dei tamburi. Sopra questi tamburi si possono vedere dei tomoe, che sono dei pittogrammi a forma di virgola ripetuti più volte, no? Per chi ha presente il manga e anche l'anime di One Piece, Eneru, quello è un pochino la raffigurazione di Rajin. Quindi che ci siano due Fujin,
A me fa strano. Oddio, potevano dire sì, il tempio dedicato al vento, però mi sembra strano perché questi sono guardiani, non sono delle divinità a cui si... per cui si crea un tempio. Comunque, scusate il pippone. E qua ci sono tutta una serie di piccoli Buddha. Sì, ma cosa dobbiamo fare qui? Sì? Non eravamo ancora arrivati. E perché c'è questo tempio qui? Soprattutto avevo letto che molti posti con i fiori bianchi nascondono cose importanti per la storia, perché non c'è nulla. Io cammino sopra Buddha. Finita la storia principale? Sì, qui è già finita. Io vi sto facendo vedere contenuti secondari, che fortunatamente non vi portano a vedere degli spoiler di qualche tipo. E qui finirà male. Sì, cavallo, va tutto bene. Stava cercando di scappare da me. E rieccoci qui dal bardo, presumo. Sarà sempre il bardo chiamato. Ci penso io. なれど境の助くれば志村乱を鎮め時より功を滅ぼせる松子の息で時より功苔の下よりよみがえり志村を討たんと期すいまだ元槍川の社には時より功への捧げ物を絶えざる民が願うは志村の死時より功の怨霊は憤怒の前にて受けたも怨霊が人を殺したとでも言いたいのかこの者らは客を騙し儲けを得ていた商人恨みも買っておりましょう誰かが死を願ったと怨霊を祀る社に供物が満たされた時報復の血が流れると言いますどうすれば見つかる怨霊に祈りが届くように槍川では藁や花びらを燃やして煙を立てるはずそれが目印になりましょうお気をつけて槍川の民は Sì, la colonna sonora secondo me dà i vibes di milioni di produzioni ambientate in questo setting qui e onestamente non lo so, non, a parte il tema principale che, vabbè, che viene reinterpretato all'interno della campagna in molti modi, il resto secondo me è tutto abbastanza non trascurabile, fa il suo, ma finisce così. Devo tornare indietro. Ah, devo tornare forse proprio a quel...
È quel santuario da dove sono arrivato. Qui. Qui. Oh. Ah. Eccolo, eccolo. Nel senso, mantiene lo stile del Giappone feudale, eccetera, ma ho trovato molto più ispirata, soprattutto nelle boss fight, la colonna sonora di Sekiro. Da questo punto di vista è molto più immersiva. No, non è qui che dobbiamo venire, quindi questo posto è bello e nient'altro, basta. Per carità, sono giochi completamente diversi. Però direi che qui di fumo bianco ce n'è. Arriva proprio a fuoco invece. Ma è fino lì devo arrivare? Cioè, ci siamo già nella città vecchia, quindi. Laggiù in fondo c'è del fumo bianco, però. Ah, qui! Questo poi è il tema principale. ふみを残したな。オッケー。猛虎は我らを捕らえ、櫛川沿いにある野営に連れて行きます。お助けを。なぜ怨霊に頼るのだ。 Fiori.鍵を開ける。ここで何が？怨霊が皆殺しにして去っていきました。わしも死を覚悟しましたが、なぜ柴の者も犠牲に。こいつら人を売ってたんです。もうよい、行け。それではおそらく怨霊は次の社に向かったな。
E comunque, volevo arrivare fino a questo punto, che comunque è appunto è l'apice della narrazione di questo gioco. Questo, volevo farvi vedere questa, appunto queste missioni per parlare di come secondo me ci sono due pesi e due misure nella stesura di una recensione di un prodotto videoludico e di qualunque altro tipo di medium. Perché secondo me, se si utilizzasse lo stesso metodo, ora cercherò di fare un discorso un po' complesso mentre gioco, quindi mi dovrete scusare perché riuscirò a perdermi molto facilmente. Comunque, perché dicevo, se ci fosse lo stesso metodo di approccio con un videogioco, come per un album musicale, come per un film, come per un libro, probabilmente, non dico che si sarebbe, ci si avvicinerebbe in modo più cattivo, o con una certa disillusione, perché comprendo anche che... Cosa succede? Del frogo, grandissimo, grazie mille. Dicevo, perché in altri ambiti, come appunto io vi parlo della musica e del cinema perché le conosco un po' di più, però non sono magari così tanto esperto per quanto riguarda una recensione letteraria. Nel frattempo mi sono completamente perso. Ma a volte ho l'impressione, soprattutto per quanto riguarda le grandi testate web, che si faccia un lavoro di recensione molto generoso quando ci sono titoli come questo che non portano nulla di nuovo al medium. E non vuol dire necessariamente un male, non è necessariamente un male non portare niente di nuovo, però in altri ambiti questa cosa deve essere accompagnata dalla perfezione, perché se tu poi non porti niente di nuovo, lo devi fare benissimo. Deve essere un accidenti di esercizio di stile. Io non riesco a trovare il punto di cerca del fumo bianco in una città vecchia. Ci serve, ah, dobbiamo ripetere questa stessa cosa. Di là. Grazie, grazie ancora del frogo. E scusate se io mi perdo nei miei discorsi. Intanto cerco il fumo bianco. Non hai guadagnato punti? Accidenti. Non lo saprei. Cosa sta succedendo? Non saprei, guarda, i punti... Ah, ecco, infatti, come pensavo io, i punti si guadagnano stando in chat e interagendo con la diretta, credo, no? Non con l'iscrizione. Cosa sta facendo quello lì? C'è una che piange? Signorina, cosa è successo? Mi dica. Sono solo entrato senza permesso nella sua casa distrutta. Mi dica. Ha finito? Così? Si è sfogata? Ha già fatto. Cavolo, che tosti, sti giapponesi. より子の Yoshiro 誰か参ったのか? Leggilo magari. Mi dice che ne guadagno 300. Ah, qui succedono cose, scusate ragazzi. Bevi, sì, oh, stasera però ho acqua, scusate, ma niente alcol perché già con sto caldo muoio, se no. Merita di morire, Itaro. Capo delle guardie, Savasandire Carlo, il grandissimo. E secondo me la signora che piangeva ne sa qualcosa. Questi? Che bello. Stessa animazione in contemporanea? No, prima sì. E niente cedrata, è finita la cedrata, è una disgrazia, ragazzi. Sakai-sama, nanika goyou desu ka? Com'è? Heitaro wa oru ka? Koko ni.
何者かがお主を殺すよう怨霊に願ったようだ。どうして俺を？猛虎の患者だからさ。毎晩行き先も言わずに姿を消すんです。それは思い違いだ。猛虎に通じておるなら情けはかけぬぞ。滅相もありません。わけを聞いてください。白状させてくださいよ。ここではお話できません。あちらへ。Dimmi che ha degli risvolti ambigui. Cosa, saltelli sul posto? Prego, prego, vada. Ore no shi o negau nante anmari da. Onryou no koto de omoi nayamu na. Koto niyotte wa kirareru no da zo. Onryou wa ikitorimasu. Douyu koto da? Izen, michi de zoku ni osowareta toki, onryou ni tasukete moratta n desu. No. 毎晩ここに来ていました。墓。ho fatto 20 metri, non ti vedono? Tojiro のものです。Cioè sei sopra la rupe, non sei andato dall'altra parte dell'isola. こいつの家族が野営におるので、うまい言い訳が見つからなかったんです。ガテンが言った。だが野営の者は特進がいかぬだろう。離れた方が良い。どこに行けば？有明に行けばよい。さあ、すぐに立て。ありがとうございます。I soldi me li da lei? Arrivederci. Anzi, facciamo anche così. No, com'è? Ecco. Mi pare giusto. Salutino prima di andare. Fumo bianco. Ci serve di nuovo. Ritornando al discorso di prima, sarà perché questo medium che ci stiamo godendo in questo momento ha una fortissima, ha sempre avuto una fortissima connotazione commerciale prima che artistica, per essere trattato in questo modo da chi, dagli addetti ai lavori? Perché secondo me non c'entra tanto la questione del... Ecco altro fumo. Non c'entra tanto la questione del il medium è giovane, quanto più il discorso... Che si è reso inconfessabile, esatto. Quanto più il fatto, dicevo, che gli altri medium sono nati come forma artistica e non commerciale, lo sono diventati poi dopo, alcuni anche dopo molto tempo. Seguire i rumori del combattimento. Quindi magari, magari, anche perché secondo me sta diventando sempre più una scusa questa del videogioco medium giovincello. È quello che si è sviluppato più rapidamente di tutti e ormai è già molto ben definito, non è più tanto giovincello. Sento spade. Non le sento più. Direi che ho sbagliato direzione. Fatevi vedere in qualche modo. Ok. Di qua. Ma perché non li sento più? Ok, li sento qui. Sono qui dentro? Il vento mi dice di qua, andiamo di qua. Ah sì, sono qui sotto. Non ho capito perché il suono andava via dopo. Lo spirito, proprio qua ci resto secco, ok. Appigli! Cinque minuti fa, Miki. Buonasera comunque, buonasera. Sì, assolutamente, il mondo è bellissimo da vedere. Dimmi anche tu che ne pensi delle missioni secondarie. Secondo me queste sono le uniche che vale la pena giocare. Poi le altre, per carità, sono piacevoli, eh.
però secondo me assecondano più che altro una voglia di completismo che altro. Tipo questi anche. Ah no, ok. Perché ci sono in giro per il mondo i soliti collezionabili, che sono questi stendardi che potete trovare in una marea di accampamenti. E che danno estetici, fondamentalmente. Tanto per cambiare. No, Miki, fino adesso ho fatto un paio di missioni tremende. Ho fatto un paio di missioni mitiche, quelle che sbloccano mosse segrete o equipaggiamento unico. Cerca di nuovo il fumo bianco. Direi questa non è particolarmente ispirata come quella di prima. Cioè, oddio, ispirata forse è una parola grossa. Infilati sotto. Ah, lì c'è fumo. Poi vedete anche questa cosa qui. Il problema degli scontri, degli elementi che così a schermo, beh, questo la montagna non funziona perché non è un elemento piccolo, però questo problema qui, no? Che c'è nei combattimenti per cui mi trovo la roba davanti, non è stato fatto col cavallo, che è esattamente come in The Witcher, lo richiami soltanto finché non è nello schermo. Se io mi sto così, il cavallo ovviamente arriva da dietro. E se io mi faccio un giro e poi mi metto così, ma non ho il cavallo in telecamera, lui arriverà sempre da dietro. E questo è lo stesso concetto, perché non deve essere caricato tra gli elementi che abbiamo su schermo, ma perché non l'hanno fatto anche per quello che rischierebbe di essere in inquadratura quando si combatte. Non lo so. Anche il cane, eh? Giusto, vero, Ribò? Ah, Mega Showdown. Devo andare di là. Chi è? Che spavento! L'ho sentita fortissima nelle orecchie, mi dica. Ah, dove eravamo prima? Dove tutto è cominciato? Un salto, niente male. Il piccolo... No, no, non cade. Sì, cosa sta succedendo? No, no. Quello che sta succedendo in... Sì? Sì? Oddio. Oh no. Oh no. Cavallo? Vabbè, niente. E si cade. Ah! Era qui. Eccolo laggiù. Grazie cavallo, sei stato utilissimo. Sì. Proprio qualche lucciola in più non ce la potevate mettere. Perché arriva alle spalle.
槍川の怨霊に取り殺される。Ehi, un personaggio con un modello diverso dagli altri. Che succede? Ok. 誰が俺を殺せと。お前に神戸を垂れる百姓、お前に笑顔を向ける秋人、槍川の民すべてが坂井家と志村家の死を望んでいる。Questa sarebbe stata una trama più interessante di quella principale. Si è sviluppata una lotta di classe intestina giapponese. Sì? Wow, sono messo un po' male. Sono messo molto male. È letteralmente una tipa con un cappello in testa. Sì, gli arresti sono tutti uguali, è vero. Che accidenti. Mamma Taro. No, insieme ce lo siamo dato il colpo. Ah, c'è di nuovo il problema delle varie opzioni mancanti. È strana sta cosa, non capisco come mai. Dovrebbero esserci in automatico a causa... Cioè, grazie all'account premium. Alla partner. Dipende da Twitch? Strana questa cosa. Pensavo fosse automaticamente disponibile avendo l'accesso alla partnership con Twitch. Ah, non dipende da noi.
E quindi abbiamo sbloccato una tecnica nuova e dei fantastici colori per le armi. Questi qui in particolare. Wow. Belli. Beh, ottenute, è vero, dovevo provare a combatterla con la spada di fuoco. Ah, adesso mi segna proprio i pallini di determinazione necessari a lanciare quell'attacco. A che difficoltà gioco? In questo momento è normale. La scorsa volta invece quando abbiamo cominciato era difficile. Che devo dire la verità, non senti una differenza in termini di, non so, ad esempio, aumentano i nemici, cambiano i moveset o robe del genere. In difficile semplicemente ti uccide qualunque nemico con due colpi. Quindi per me quella non so, non è neanche una maggior difficoltà. Però è vero, mi pare che abbiano aggiunto adesso, è vero, adesso che mi ci fate pensare. Dovrebbero aver aggiunto la modalità letale, che è una roba, un solo colpo di spada è letale e soprattutto, se non ricordo male, hanno ridotto le finestre di parata perfetta, quindi una roba folle. Io manterrei normale per il semplice fatto che per me giocarlo in presa diretta o con questo monitor o con la televisione, questo gioco è un conto perché ho la risposta, una latenza minima. Con la scheda d'acquisizione, la diretta su Twitch, eccetera, io faccio un po' di fatica a fare i tempismi giusti con le parate, eccetera. È abbassata la difficoltà? Sì, perché quella difficile veramente mi sembrava un aumento artificioso, in realtà semplicemente che risultava frustrante soprattutto nelle orde, quando magari hai una decina di nemici intorno, non puoi decidere tu che nemico loccare, e no, era, secondo me era fastidioso, non aumenta la difficoltà, aumenta il fastidio principalmente. Scusate se vago senza meta. Proseguendo su questa linea, io adesso avrei a disposizione l'armatura di Gosaku. L'armatura di Kensei. Poi ce n'era qualcun'altra a nord, mi pare. Via della fiamma. Perché riprendi il racconto? Non l'abbiamo finito? E che ci siamo dimenticati? Torna dal bardo. Devo tornare dal bardo? Vabbè, si può fare in un secondo momento. Ad ogni modo. Ah, ce n'era un'altra. Ah, altre due qui a sud. Questo potrebbe essere interessante perché aumenta le possibilità delle armi agitata con l'arco lungo e la possibilità di equipaggiare frecce esplosive. E poi c'è un altro tipo di armatura. Forse ha senso mettere letale solo nei duelli. Sì, penso sì, avrebbe senso. Come anche per metterla difficile, perché secondo me aumentare la difficoltà quando sei negli accampamenti è frustrante. No, ho sbagliato. È frustrante, non. Ridaglie, l'abbiamo già detto chi è, dai. Poi si sente speciale, Carlo. Arrivo subito, io bevo, anche se voi mi avete chiesto chi è il capo delle guardie. Facciamo un saluto comunque al capo delle guardie. Intanto mi chiedo cosa stia facendo quello lì nell'angolo. Secondo me sta usando una calcolatrice. Dietro di lui, spuntare dalle rocce, vedete un simpatico balloon decisamente contestuale a questa bellissima scena che abbiamo di fronte. Cosa stai facendo tu? Mi dica lei. Sì, devo mettermi davanti? Ok. ぶしつけですが、随分とお疲れのご様子。体は休めていらっしゃいます。戦が続いておるからな。確かに休めておらぬ。ハッピーエンディング。では、グラッツィエ。広島湯にいる妹をお尋ねください。病にかかった時、勧められるまま湯に浸かると体に力が戻るのを感じました。それは良いことを聞いた。Sta alludendo a qualcosa?
Orso? No, ci sono dei... dei facoceri. Sì. Non ho frecce? Nooo. Vabbè. Ma che bel posto. No, volpe, ti ignorerò. Perché no, dai. Ecco, anche questo adesso con la latenza voglio vedere. Mamma mia. Però la cosa più bella... Ah no, aspetta, prima uccidiamo questo. Quelle piccolezze da immersività che a me piacciono. Il comando per fare questo. Esatto. Questa cosa qui mi ricorda un pochino gioco vecchissimo della PlayStation 1 addirittura, chiamato Bushido Blade. Mi pare ne hanno fatto anche un seguito. Che vedeva scontri 1v1 in delle arene abbastanza limitate, però era estremamente curato negli scontri, perché ti sapeva catapultare bene nell'atmosfera. E anche lì un colpo morto, eh. Difficilmente si duravano molto gli scontri. Dove sto andando? Okay. Devo salire? Sì. Oh. Ah, giustamente, perché è una città che non ho ancora sbloccato. Forte. Non vi ho fatto vedere poi il minigioco del bambù, che è sempre, faccio sempre difficoltà a trovare, perché se ne trova uno in ogni grande villaggio, ma non è segnalato, quindi devi o seguire questi uccellini gialli che talvolta ti indicano quel punto di interesse, ma è completamente a loro discrezione, oppure devi girarti da cima a fondo questi villaggi. Bellissimi comunque, tra l'altro, io ribadisco il concetto, spettacolare. Finiamo in acqua, mi scusi. Ecco il bambù! それにしても聞きしに勝る美しさ。まさかこの目で見られるとは。竹を切る稽古か。懐かしいな。よろしければ一度お試しください。È il momento del bambù. E niente, è un gioco di memoria e rapidità. Bisogna ovviamente premere la combinazione nel minor tempo possibile. Wii. No, ho sbagliato.
completare queste combinazioni ci dà un punto che serve ad aumentare la determinazione massima. Ovviamente più si sale, più bisogna farne. Ovviamente. Ovvio. Siamo tornati da Yamato, che è un po' il Dandelion di questo gioco. Lo trovi ovunque. Nishie no koto. Tsubasa moteru akki arite wazawai o nasu. Daini uchitsune kon o mesareri. Uchitsune kami no kagoseshi yumi o motsu todai ichi no yumitori nari. Futatabi akki koshitareba. Yumi o hitsukami Ikoto-san tote tachi ni keri. Nerai ayamatazu yama haru kakumo o tsukan to tomo yukite. Uchitsune hanatsu tada ishi, shin no zou o nukitari. Sì, certo, il gioco è finito. Vi sto solo facendo vedere delle missioni secondarie che ritengo un po' più ispirate rispetto al resto dei contenuti secondari. Non vi sto facendo vedere storie principali. Un saluto di nuovo a Carlo, e siamo tre. Questa sera il capo delle guardie è carichissimo. Uchitsune. Ciao Ribo, scusate. Noroi wa tomoka, yoi yumi no yō da. Okiyosuke kudasare. Kanu yumi wa motomeru mono o yami ni izanau to moshimasu. Oboete oko. Daga doko o sagaseba yoi no da. Kokoro o shizumeru tame, Uchitsune kō wa umimei yuki, aoi arisai no naka o sanpo shite ita toka. Tegakari ni narimasu kana? Bellissima quella specie di plettro che usavano per le chitarre tradizionali. Ancora. Dove vai? Aiuto. Vabbè. Sulla costa. Ah. Insomma, lo consiglieresti? Io rimango dell'idea, della stessa idea che ho espresso nella recensione, quindi per i fan di questo genere di ambientazione sì, assolutamente, e anche se si cerca un gioco non particolarmente complesso sia nella trama che nel gameplay. Piacevole, secondo me avrebbero potuto rifinire meglio tutta una serie di elementi e a quel punto, pur utilizzando una serie di soluzioni già viste in altri giochi, avrebbe preso anche voti più alti, perché comunque il colpo d'occhio fa tantissimo la sua parte. Devo andare là? No, dietro. Però se si cerca la storia intensa, un taglio registico particolare, come per dire è stato fatto per quanto riguarda The Last of Us 2, no ragazzi, no, lasciate perdere. Anche, stessa cosa anche se si cerca la grande sfida in un gameplay estremamente
definito chiaro e complesso, profondo, perché questo il gameplay di questo gioco non è profondo, ha tanti numeri ma tantissime cose che puoi fare sono inutili, nel senso, come facevo vedere prima, le forme sì, si usano tutte nell'arco del gioco, ma ce ne sono alcune molto più utilizzate delle altre. Gli strumenti, ragazzi, ci sono robe che io non ho mai usato quasi nell'arco del... Le ho usate per vedere cosa facevano, le ho mai usate. Io non ho mai usato la... A parte il campanellino, che anche lì è tipo il fischio di Assassin's Creed, che sì, l'ho usato ogni tanto per vedere come si comportava l'intelligenza artificiale, più che altro, ma... poca roba. Le fumogene io non le ho mai usate, a parte appunto quando le ho sbloccate. Quindi anche lì è un peccato, perché dici, segui Fiori Blu, perché ci sono delle belle idee un po' abbozzate. Ok, lì non credo di dover scendere, ma... diciamo che è stata... lo so che sembra brutto di metterla in questi termini, ma è stata forse una delle... secondo me, una delle esclusive più deboli di PlayStation. Poi di capitomboli ne ha avuti anche di molto più gravi, eh. Però bisogna già tornare più indietro negli anni di questa generazione. Seguo i fiori. Ma questi non sono blu. Sono daltonico. Ah, forse qui sotto. Dimentichi. No, ma infatti, per carità, cioè, anche al di là di Knack 2, cioè, se vi ricordate anche... non Gran Turismo Sport, c'era stato quell'altro gioco di auto che era stato un disastro. Poi vabbè, No Man's Sky, che comunque all'inizio era un'esclusiva, eh. Poi vabbè. Eh già, ci sono anche i dipinti da raccogliere. Drive Club, esatto. Quello è stato un disastro. Cioè, se ecco, di Drive Club io vorrei conoscere il retroscena della comunicazione tra Sony e la software house che se ne occupava, perché secondo me lì sono arrivati proprio alle minacce. Cioè, del tipo, proprio rimettete a posto quello schifo che avete fatto, voi non lavorate mai più. E da quel che so, erano riusciti a sistemarlo abbastanza. Questo gioco è sullo stesso livello qualitativo complessivo, sono sto a esaminare i singoli dettagli di oddio, come si chiama quello del tizio in motocicletta e gli zombie? Ragazzi, io coi nomi, veramente, mannaggia a me. Ve lo ricorderete voi sicuramente. Esclusiva dell'anno scorso, tra l'altro. Days Gone, esatto. Secondo me siamo lì, come in quel caso, meccaniche già viste, qualcosa funziona, qualcosa abbastanza ispirato, altro meno. Complessivamente un buon gioco, ovviamente deve piacerti almeno qualche componente del gameplay, se no lasci proprio perdere. A me aveva stupito tanto però leggere, dopo aver scritto la mia, leggere le recensioni delle altre testate e guardare i commenti sotto, che invece dicevano, guarda, gioco da 9, secondo me non gli si poteva dare meno di 8,5. Non lo so, mi chiedo, ma
quali sono gli standard qualitativi del giocatore medio? Cosa vuole uno in un gioco? Cosa vuole uno in un open world? Perché quello poi è la cosa che mi chiedo anche di più. Perché a sto punto magari ci stiamo sbagliando, si sbagliano anche gli sviluppatori, che tantissimi dicono no, lo vogliamo più interattivo, con più libertà di fare cose, ma magari tanti vogliono invece tanti numeri su schermo, tante cose ripetute all'infinito. E che tutto questo sia coperto da una grafica eccezionale. Bene, facciamo scorta. Perché mi chiedo, questo gioco avrebbe ricevuto lo stesso consenso da parte degli utenti se non avesse una tale cura dal punto di vista visivo? Bello quel posto là sotto. Io non ci sono mai stato. E mi sa che devo andare lì. Esatto, il completismo è una brutta roba. Ed è ciò su cui si basano di più soprattutto gli ultimi Assassin's Creed. Odyssey era veramente una roba oscena da quel punto di vista, E io ho giocato, tra l'altro, comprai Origin, ma perché ero curioso di vedere cosa avrebbero fatto con la nuova formula. Poi ho provato anche Odyssey, ma è veramente una roba, secondo me, è un modo sbagliato di pensare l'open world. È proprio fare un tanto al chilo per me, così non è il modo di lavorare su un open world. Poi quell'idea lì del fare le zone a livello, che dico, ma che stai mica gestendo un MMO Team Park? Perché fare una roba del genere in un single player? Lo dice il cartello. Sì, che tra l'altro sto cartello va veramente, sembra una roba da parco giochi. Quante rane! Quante! Scusate. Messo. Ok, grazie. Ricordatevi di rinnovare gli abbonamenti, sì. Pensate a noi prima di andare in vacanza, anche durante la vacanza. Io muoio. Quella è una freccia? No. Qualche appiglio? Oh, infiltrati! Sì, mannaggia. Mi stavo per uccidere, mi sono piantato, credo. Ok. Mm-hmm.
si va avanti col platforming importantissimo. No, cosa sta succedendo? Si pianta. Ok. Perché questa cosa? Non capisco. Buonasera Silma. Ma quindi mi state dicendo che per proseguire con la trama forse questa cosa non era necessaria, vero? Devo più che altro guardare quindi questo luogo. No, non volevo. Ah, da così torna proprio all'ingresso. Quel luogo. Direi che è quella l'isola, no? Quella che abbiamo di fronte. Purtroppo non posso buttarmi di sotto perché morirò. Togliti. Grazie. Dubito ci si possa avventurare lì. Mi piacerebbe, ma mi sa che si muore. Si muore. Quindi se io torno nell'ingresso adesso, vediamo dove mi fa tornare. Oh, Sputter Tag, mi ero perso. Buonasera, scusate. Però basta platformi dopo mezz'ora. Sì, effettivamente, anche basta. Dobbiamo andare laggiù, quindi. Vero mappa? Sì, presumo. Faccio un bel giretto, quindi. No. Cavallo. Bene, dai, siamo nei tempi, direi, finiamo questa, così abbiamo esplorato un pochino. No. Inavvertitamente vi ho fatto vedere anche una missione, no, una missione dedicata ai santuari. Si scende qui? Beh, seguiamo i fiori.
E che vento per la miseria. Più vicina la telecamera, mi raccomando, facciamolo diventare in prima persona a sto punto. Altro dipinto. Ah, questa. Allora. Tre picchi. Quindi siamo venuti veramente qui soltanto per prendere un dipinto? Non c'è altro? Bella maschera. E ci mette una settimana ad andarsene. Il tipo di... Sì, tutto abbastanza strano. Questa non devo dire che non è così ispirata come le altre, eh. Seguiamo sti fiori. Le altre mi sono sembrate un po' più riuscite. Ma basta con sti cavolo di uccelli. Altro platforming. Mi crepa il cavallo. E quindi? Ancora avanti? Mi sono perso i fiori però. Là c'è della gente. C'era qualcosa? Ah, però i tre picchi potrebbero essere questi? Potrebbe. Sì. Oh, rosa. Mamma mia, ragazzi. No. Beh, ci sono frecce. Qualcosa vorrà dire. Niente, finisce qui, Quindi non era questo il posto? Là sopra? Ecco, quello presumibilmente è uno dei collezionabili che vi dicevo. Quindi direi che lo possiamo lasciare anche dov'è. La segna... Ancora più a sud la zona. Io però nel frattempo mi sono perso i fiori. Eh sì. Magari qua. Eccola.
No, per carità, il mondo è molto grande. Per dire, se lo si attraversa a cavallo dalla parte più a sud a quella più a nord, si impiega un bel po' di tempo, eh. È molto grande. Noi adesso siamo, mi pare, nella zona sì, a sud. Sì, considerate che adesso è nell'ultima ora più o meno di gioco. Abbiamo visto soltanto la parte a sud e soltanto una piccola porzione. Se uno per dire si mette a sbloccare tutti gli accampamenti, le fattorie, le altre città che restano, c'è tantissima roba da fare. Ci si rende conto proseguendo nella trama di quanto sia grande, soprattutto di quanto cambia anche passando dalla parte più a sud al nord congelato, proprio perché è bello vedere come cambia l'ambiente, no? Sarebbe stato bello vedere più spesso, o meglio, sempre anche, quella componente survival del congelamento. E invece. Così come trovo bello, ma tutto sommato un po' uno spreco, mettere dei luoghi unici e tra l'altro ben curati, davvero molto belli, suggestivi, soltanto per le missioni secondarie. Ehi, cosa sta succedendo? Gabbo è diventato massivo, grandissimo, grazie Gabbo. Uchitsune no chōkyū. I Kitsune. E ci hanno drogati. Koko wa doko da? Sono yumi o moteba, saigo made shi ni tori tsukareru koto ni naru zo. Anche lo sporco. Voglio assolutamente quella maschera. Assolutamente. Per sempre proprio. Scusa, non ci stava un bel duello con l'arco? No, eh. Beh, bellissimo lui. C'ha questi pompon anche estremamente graziosi. Ah, è proprio un Tengu, ok. No! La mossa speciale. Esagerata, dai. È troppo forte quella mossa, dai. Viva i Tengu, sì. E si switcha proprio. Come poi potete vedere c'è la bottana. Tra l'altro, altro elemento proprio preso non in prestito di più da Assassin's Creed è che la cerbottana, volendo, ha anche l'upgrade, oltre quello che avvelena e uccide, punto. C'è quello che fa impazzire e porta gli avversari ad attaccare anche i propri compagni, esattamente proprio come negli Assassin's Creed. E poi niente, c'è robe da lancio. Cioè, tra
Spada infuocata, frecce esplosive, quella mossa di prima che shotta praticamente qualunque nemico. Come dicevo nella recensione, si arriva all'endgame. Se vi fate queste missioni durante la campagna, arrivate alla fine che siete appunto come una macchina da guerra. Guardate quanti accidenti di roba, senza tralasciare poi che, ad esempio, le bombe di polvere nera, io per vedere quanto erano efficaci le ho portate al massimo già durante la campagna, e questa roba qui lanciata in un gruppo di nemici ti permette di fare una strage perché rimangono a terra storditi in un raggio molto ampio, quindi praticamente tu poi arrivi solo e dai il colpo di grazia a tutti quanti, ta 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 ta, morti tutti. Quindi, come vi dicevo, avere tutti gli strumenti, tutti i potenziamenti ti trasforma in un mostro. È arco lungo. Quanto è lunga la trazione? Ah, proprio in stile. Vabbè. Neanche eccessivo. E la freccia va fino dall'altra parte dell'isola. Ok. Molto bene. Bene, ragazzi. Io direi che abbiamo affrontato più o meno tutte le questioni che mi premeva affrontare per il discorso recensione. L'idea, sicuramente, se il gioco vi interessa, ve la siete già fatta. È un buon gioco, per carità, io non ne ho parlato male nella mia recensione. Ci sono un sacco di cose che fanno un po' arrabbiare, perché fossero state curate un po' meglio, questo gioco qui sarebbe stata molta più roba. In particolare, però magari lì sono io, una trama un po' più coinvolgente e con degli personaggi un po' più di spessore avrebbero dato maggior lustro anche l'ambientazione, perché comunque è bella, bellissima da vedere. Però appunto solo questo. Bene, ribadisco, grazie a tutti quanti quelli che sono diventati massivi durante la live. Ovviamente ci potete seguire su tutte le pagine di MMO, da ovviamente questa di Twitch, il nostro sito ufficiale, la pagina di Facebook, di Instagram e dove pare. Quindi continuate a seguirci, io personalmente adesso mi dedicherò alla vacanza e ai preparativi per farmi un bel viaggetto in moto, quindi statemi tanto bene e niente, buon proseguimento e alla prossima. Ciao a tutti!